Chiedo a Patrizia di avvicinarsi. Rispetto alle iniziative che Transform sta promuovendo, vi voglio ricordare anche queste tre giornate che stiamo organizzando a Roma con Future Factory, e una serie di incontri che vedono soggetti europei, internazionali presenti a Roma in questa occasione, anche per federare, come diceva adesso Giovanni, la sinistra, e per immaginare quel futuro migliore a cui aspiriamo. Qua ci sono i programmi, chi vuole può venire anche a prenderli. Vado? Grazie dell'invito, davvero parte dal cuore, sono assolutamente sincera, prendo parola in questo convegno essendo consapevole che Altramente, di cui sono presidente, è una piccola realtà sociale e politica romana. Ma la prendo questa parola per due motivi sostanzialmente. Il primo motivo, per la sintonia culturale e valoriale con Transform, che è stata coltivata peraltro da lunghi anni anche da Graziella Mascia, che molti di voi ricorderanno. Graziella è stata vicepresidente per un periodo anche della sinistra europea, ha sostenuto e partecipato a Transform, è stata una delle fondatrici di Altramente e la voglio ricordare qui con voi oggi perché ci ha lasciato il testimone e me lo ha lasciato in prima persona. La seconda motivazione che mi spinge a prendere parola, ripeto, benché consapevole della piccola dimensione della mia associazione, è che mi sento parte, come diceva anche Beppe De Marzo nel suo intervento, di una coalizione sociale ben più larga, magari fatta di piccoli scampoli, come richiamava anche Fausto nel suo intervento, Fausto Bertinotti, che lo ringrazio davvero per gli stimoli e anche l'indicazione, la bussola per muoverci ancora. Una piccola parte di una più grande coalizione sociale, dicevo. Noi facciamo parte, e Giuseppe ancora mi rivolgo a lui, ma anche ad altri, di una, diciamo così, storia minore. Storia minore perché difficilmente abbiamo gli onori della cronaca. Quella che si occupa dei funerali di Berlusconi, di questo terribile straniamento che stiamo vivendo con il lutto nazionale e l'interruzione dei lavori parlamentari per ben 6 giorni, e non parla di chi tutti i giorni, in ogni momento, opera facendo sì pratica sociale, ma anche una politica insorgente di ridurre quelle disuguaglianze che minano il fondamento della democrazia, o la democrazia che si serve dell'aumento della disuguaglianza sociale per erodere il fondamento della nostra Costituzione e dunque della convivenza. Ecco, Altramente sta dentro questa coalizione, magari senza dirlo, ma facciamo parte di questa storia minore, che minore poi non è. Io ho lasciato la politica istituzionale, la politica dei partiti nel 2009 per dedicarmi a quest'altra politica, che non è solo pratica sociale, è un altro modo di fare politica. Quella lì non mi stava più bene. Non è una scelta che tutti debbono fare, è una scelta per me, ma perché mi pare che oggi, e lo abbiamo detto appunto io in particolare nel 2009, avevamo bisogno di altro, di metterci in ascolto e camminando insieme ad altri e ad altre in ascolto per fare mutuo aiuto, soccorso scolastico come nel nostro caso, operazione di incontro e di relazione con migranti, uomini e donne che incontriamo sulla nostra strada. Un processo politico che fonda l'educazione non formale come processo di relazione tra le persone diverse ma sostanzialmente uguali, che tendono a quell'uguaglianza di cui prima dicevamo, che è la base della democrazia di un popolo e dunque di popoli, e dunque che sconfina. È un processo relazionale dinamico che costruiamo tutti i giorni, con il dopo scuola, con i corsi di italiano, con un lavoro quotidiano all'interno delle scuole, che sono ancora, nonostante lo smantellamento di cui hanno subito gli effetti insieme alle altre parti dello Stato sociale,
rimangono, dicevo, un presidio della democrazia. Noi ci sentiamo parte di quella sfera democratica partecipata e partecipativa, perché nel fare proviamo a mutare le condizioni che ci sono intorno. Ci sentiamo parte, lo dico ancora a tanti qua dentro, che hanno richiamato anche il loro valore politico nell'ambientalismo, nell'ecologismo, nella giustizia climatica, che hanno messo i piedi in tutta questa realtà oggi scomposta e sconnessa. Ci sentiamo a volte, non solo noi di Altramente, come quegli alberi che stanno lì a tenere quel terreno che altrimenti smotterebbe. E noi siamo proprio così, utilizzando questa metafora, come gli alberi che tengono quel terreno, che sarebbe ancora più scomposto e sconnesso. E allora non ci sostituiamo alle istituzioni dello Stato, perché sarebbe come dire fare lavoro nero, noi piccoli che non ci facciamo pagare. No, il lavoro è lavoro. Il nostro è un lavoro politico e dunque proviamo anche a sottrarci capovolgendo il mercato, sottraendoci appunto alle leggi che lo stesso vorrebbe. Chi fa un po' azione sociale lo sa, va in giro a grattare qua e là progetti, come se quello fosse l'obiettivo della loro esistenza. Io penso invece che dobbiamo assumere una posizione un po' più scomoda, dico sempre a testa in giù, perché dalla posizione più scomoda forse si riesce a capire meglio quali sono quei bisogni reali di cui si parlava anche prima. E allora sottrarci al mercato vuol dire anche operare in modo gratuito, appunto il mutuo aiuto. La logica del dono non regaliamolo ad altri e ad altre, che pur lo fanno bene, ma prendiamocelo noi sulle nostre spalle, perché ne facciamo crescere insieme alla relazione interpersonale una cosa molto bella. È un seme che andiamo a mettere, credo, in questa società. Proviamo allora ad agire per combattere proprio e per contrastare queste relazioni sfibrate da anni di liberismo, lo ridisegnava bene Fausto Bertinotti nella relazione introduttiva che ci ha offerto oggi. Anni di liberismo e oggi di guerra permanente, di crisi e guerra permanente. Dobbiamo provare a invertire la logica dei sudditi che stanno sotto e dei sovrani che stanno sopra. Noi oggi non vogliamo più essere sudditi. E allora dire questo significa davvero avere davanti un programma rivoluzionario. Stare a testa in giù per avere una posizione più scomoda e leggere meglio i bisogni e la realtà, ma combattere, lottare, senza logiche guerresche, perché non vogliamo più essere sudditi. Perché significa essere in questo modo non più spossessati della nostra azione politica e dunque ricostruire la democrazia. Chiudo, perché la sottrazione al mercato e al liberismo ci insegna, ad esempio a noi, piccola esperienza, scampolo, diceva Fausto, e ha ragione, ci sentiamo un po' uno scampolo nel fare questo tipo di politica, stare lì tutti i giorni, a presidiare un territorio, a stare dentro le relazioni, ad animarle. Ci sentiamo, per esempio, quando facciamo una festa, sono 10 anni ormai, la festa della lettura, come veicolo, diciamo, e fondamento della relazione interculturale. Questa festa della lettura l'abbiamo chiamata Pezzettini. Perché Pezzettini? Pezzettini, quando lo chiediamo ai ragazzini e alle ragazzine, è tanto divertente perché tutti scrivono un pezzetto, facciamo anche laboratori di scrittura. No, Pezzettini perché nella nostra società italiana, stiamo parlando, ma molto spesso anche europea, tanti paesi europei, siamo davvero tanti pezzettini, isolati, la depressione, la solitudine, la precarietà della vita giovanile e non più giovanile. E allora questi pezzettini come facciamo a riunificarli? Certo, da soli non potremmo, la coalizione sociale sì, ha un valore in più. E allora i pezzettini significa anche che si possono mettere insieme attraverso un collante, come i giapponesi nel ricoprire la ceramica e ripararla, la ricoprono con l'oro, con la tecnica del kintsugi, senza correggere e nascondere le ferite, lo vorremmo fare sul corpo sociale. Ci serve far vedere le ferite di tutti noi e quindi la lettura può essere quel piccolo e prezioso collante che rimette tutti insieme.
È un'utopia? Beh, io penso che l'utopia oggi possa essere la chiave della rivoluzione. Grazie.